Una buona serata a tutti voi da parte di Limit. Il lento riassorbimento del minimo depressionario sul terreno determina sulla nostra regione residui fenomeni nelle prossime ore. A seguire, ritorno della primavera stabile. In dettaglio le previsioni per martedì 21 aprile. Ancora molte nubi ovunque, precipitazioni concentrate a ponente, specie nelle zone interne. Piogge via via più intermittenti al mattino e generale attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata con le prime parziali aperture su Spezzino e Tigulio entro la serata. I venti sostenuti da nord durante la notte rinforzi fino a burrasca sull'area di Capomele, valli del Tigulio soggiate e crinali appenninici. Si moderano poi a levante dal pomeriggio. Il mare di conseguenza è previsto agitato, il bacino di ponente per onda formata da terra, molto mosso altrove, stirato mosso sotto costa levante. Infine le temperature, attese in calo di qualche punto nell'interno, recuperano invece le massime lungo la riviera di levante. I valori del primo mattino oscilleranno sulla costa fra 13 e 16 gradi, le massime del giorno fra 17 e 20 gradi. Nell'interno minime del primo mattino fra 7 e 12 gradi, le massime fra 13 e 18 gradi. Per questa edizione è tutto, maggiori info meteo come sempre disponibili sul portale centrometeoligure.com e vi ricordiamo di scaricare e consultare l'applicazione gratuita Limit.
Cari amici, vi chiedo scusa, abbiamo avuto un problema tecnico interno alla nostra regia, si è risolto, fortunatamente sono riusciti i nostri tecnici a ripristinare. Datemi conferma dalla regia se audio e video sono a posto. Sto aspettando. Sì, tutto a posto, bene, allora adesso dovremmo anche essere in grado di riprendere il collegamento con Don Gianluca Trovato. Don Gianluca, ci sei? Eccolo lì, speriamo sia la volta buona, Gianluca. Ecco, speriamo, allora, sì. Ti chiedo, torniamo, speriamo, allora ti chiedevo se in questo tempo avete tanta richiesta da parte delle persone di pregare, di essere vicini in questo momento così particolare. Non ho capito benissimo la domanda, Fausto. In questo momento particolare, se avete richiesta da parte delle persone, dei vostri pellegrini, di preghiera, di attenzione, di intercessione. Ecco, ora capisco, sì, sì. Guarda, il telefono a Montallegro squilla sempre e ci sono richieste le più variegate. La richiesta più grande è la richiesta di preghiera. Per vari casi che in qualche modo ritornano, perché Montallegro è un po' un nodo. Il cardinale Siri diceva della guardia che tutti i problemi arrivano alla guardia e tutti i problemi alla guardia si risolvono. E questo lo posso dire anche mutatis mutandis per Montallegro: i problemi della nostra gente, del nostro Tiguli, arrivano a Montallegro. Montallegro è casa per tutti, per tanti. È un luogo dove la gente viene a versare le lacrime, ma dove viene anche a riconoscere l'intervento della Madonna, viene a ringraziare. E quindi in questo periodo ancora Montallegro svolge la sua funzione, asciuga delle lacrime, ma restituisce anche dei sorrisi. Poi ci sono delle cose simpatiche, tipo, non so, mi chiedono di celebrare la Santa Messa come se fosse un pellegrino che viene e si ricorda dei suoi cari. Ecco, non è interrotto il flusso della richiesta di preghiera all'altare del Signore, all'altare della Madonna, e questo dà una parvenza di normalità al santuario, che è oltremodo vuoto. In questo tempo, credo anche nel mese di aprile, tu, Don Gianluca, stavi preparando anche i vari pellegrinaggi del mese di maggio. Quest'anno sono azzerati, come sarà? È una bella domanda, un bel problema. Tra l'altro tu sei stato parroco a Leivi tanto tempo e sai che la prima domenica di maggio, per esempio, per Leivi è un momento importante, veramente di popolo, ecco, che sale a Montallegro. E non solo lei, viene San Martino, Santa Maria del Campo e San Martino, viene la parrocchia di Zoagli, viene Sant'Ambrogio, viene Semorile, ma tante parrocchie, ecco, del nostro circondario sale per l'annuale pellegrinaggio. Non lo so, certamente diciamo così che i pellegrinaggi si possono anche rimandare in una forma pubblica e corale, e quello che non si può rimandare è invece l'attesa del cuore della gente. Alla gente vuol dire di non avere paura comunque di rivolgersi alla Madonna di Montallegro, perché è cara per tutti, ma comunque alla Madonna, ecco. Poi i parroci troveranno con me anche il modo, l'occasione per rimandare l'atto pubblico di devozione alla Madonna. Vorrei ricordare che ho citato Leivi, ma non è l'unica, sono tantissime. Ci sono delle parrocchie che sono 300-350 anni che in una forma ininterrotta tutti gli anni salgono a ringraziare la Madonna in una forma votiva. Ecco, sarebbe veramente un peccato, ecco, l'interruzione semplicemente perché non si può fare a maggio. Quello che non si può fare a maggio si può fare a settembre, ottobre, novembre, dicembre. Il santuario vive tutto l'anno. Ecco, questo che ci dicevi ricorda una tradizione secolare. Io ho in mente la parrocchia di San Rufino di Leivi, da secoli sta sciogliendo un voto che è quello di recarsi la prima domenica del mese di maggio, del mese di Maria, sempre portando qualche giorno prima anche un barilotto d'olio, come da secolare impegno, no?
Ecco, non ho capito Luca, tutto, ma non penso ci niente. Sia ancora. Dicevo che, credo che la tradizione è secolare e c'è anche la consuetudine di portare l'olio per Montallegro. Assolutamente, sì, alcune parrocchie era proprio la bella tradizione di portare l'olio alla Madonna, ecco, e lo fanno ancora, ecco. Poi questo dipende anche un pochino da come va la campagna, ecco. Io adesso onestamente quando ero parroco a Cogorno ero un pochino più ferrato sull'olio e sulla produzione annuale, anche perché mi portavano i vari assaggi. Adesso a Montallegro, a parte chi me le porta per il pellegrinaggio, come dire, non ho in mano la situazione dell'olio. Comunque è bello sapere che la gente viene a Montallegro portando la decima, non soltanto del prodotto della terra, ma della loro carità, della loro attenzione, perché il santuario di Montallegro, non essendo parrocchia, ma come le nostre parrocchie, poi vivono della carità della gente, ecco, che mai, ecco, lascia privo del sostentamento i luoghi di culto. Allora, Don Gianluca, grazie. Vedremo come vivere il mese di maggio anche in collegamento da Telepace con Montallegro. Peraltro abbiamo la possibilità di avere la diretta dal mese scorso, possiamo trasmettere in diretta le immagini che giungono dal santuario e quindi vedremo come poter utilizzare anche questo strumento che è stato messo in funzione. Bene, sì. Grazie Don Gianluca, ci risentiremo. Volentieri, se vuoi dare un saluto alle persone che frequentano il santuario, prego. Ecco, ti stavo dicendo Gianluca, se vuoi dare un saluto alle persone che seguono la vita del santuario e i devoti di Montallegro, puoi farlo. Sì, li posso salutare? Io certo, non ho capito se certo, li devo salutare certo. Per questa cosa qua. Li saluto con tutto il cuore. Montallegro è veramente nel cuore di tutta la nostra gente e io auguro che il titolo di cui questo monte visitato da Maria porta nel nome, questa allegria, questa letizia che è tipica pasquale, ecco, che possa brillare nel cuore della nostra gente. È un momento di grande tristezza. Ricordatevi che Montallegro prima si chiamava Monte Letto, Monte della Morte, perché ci abitavano i briganti che facevano razzia della gente che passava per il monte, ecco, dei loro prodotti. Dopo l'apparizione della Madonna è diventato Monte di Letizia, ecco, è la letizia che auguro nel cuore di tutti. Cristo, nostra speranza, nostra gioia, è davvero risorto. Grazie Gianluca. A presto. Grazie. È una preghiera, allora, per tutti dal santuario. Questo. Grazie, ce n'è bisogno. Grazie a questo collegamento molto difficile, ma alla fine ci siamo arrivati, siamo riusciti a tenere anche il contatto. Dopo essere stati idealmente a Montallegro, abbiamo visto delle belle immagini da lassù, sono quelle che abbiamo registrato in tempi migliori di questo, torniamo a Chiavari e siamo in collegamento dovrebbe esserci, se la regia mi dà l'ok, con Giovanni Dall'Orso. Giovanni Dall'Orso, Giovanni, ciao, mi senti? No, ma ti sento, sì. Io vedo il ritorno qua, ma non lo sento. Giovanni, mi senti? Sì, ti sento. Sono qua dalla sede dell'Istituto Baliatico. Ciao Giovanni, buona giornata, come stai? Tutto bene. Ecco, Giovanni Dall'Orso, presidente del Baliatico di Chiavari. Allora Giovanni, puoi dire ancora, l'abbiamo fatto tante volte, ma se ci puoi ricordare che cos'è il Baliatico, che istituzione è, di cosa si occupa e che cosa sta facendo. Sì, l'Istituto Baliatico assiste i bambini che appartengono a famiglie che hanno una fragilità economica qua sul territorio di Chiavari. È un istituto antico, ormai ha quasi un secolo di vita ed è sopravvissuto anche a momenti di gravi difficoltà, come per esempio la Seconda Guerra Mondiale, e ora nuovamente si trova in un momento di gravi difficoltà, però non viene meno alla sua missione
siamo rimasti aperti, abbiamo dovuto cambiare il modo di assistere le famiglie. Prima era un po' un incontro mensile tutti insieme, adesso invece procediamo con appuntamenti personalizzati di 10 minuti in cui valutiamo i bisogni delle famiglie che ormai conosciamo, sono più di 80, e in cui consegniamo tutti i pacchi, il pacco viveri che noi ritiriamo, in cui i viveri provengono dal progetto europeo, il Fondo Europeo di Aiuto Alimentare, che tramite il Banco Alimentare di Genova ci vengono conferiti i viveri, oppure tramite le collette alimentari che tutti noi vediamo fare con una certa regolarità, ma soprattutto quelle di fine novembre, che sono quelle del Banco Alimentare. Questo è l'aiuto più significativo che ci viene. Poi un altro aiuto ci viene, per esempio, dal Banco Farmaceutico, che fa la colletta dei farmaci all'inizio di febbraio. Ecco, dicevi che c'è una distribuzione che viene fatta con un rapporto personale ogni 10 minuti. Che cosa offre il Baliatico alle persone che si rivolgono, alle famiglie con bambini piccoli? Sì, normalmente è un incontro un po' più approfondito, in cui ci sono anche tutti i nostri volontari che partecipano e in cui vengono anche dati vestiti, altre attrezzature, giocattoli per i bambini, le calzature stesse per i bambini piccoli. E ora ovviamente abbiamo dovuto, anche per ragioni igieniche e per ragioni anche di legge, su quanto riguarda l'abbigliamento e gli indumenti, abbiamo dovuto soprassedere temporaneamente. Invece proseguiamo per quello che è l'aspetto significativo, ovvero i viveri e il buono spesa che diamo con le risorse dell'istituto e con il quale loro possono fare acquisti presso i supermercati o negozi per l'infanzia. Con questi aiuti cerchiamo di sopperire anche ai bisogni di un momento così grave. Vi parlo qua dalla sede perché, se avete piacere, posso farvi vedere quali sono le dotazioni, diciamo, è quello che abbiamo a disposizione, che noi mettiamo a disposizione delle famiglie. Molto bene, ecco, grazie. Allora ci fai fare un tour virtuale, come si dice adesso. Sì, 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 esattamente. Ecco, allora. Allora, mentre ci mostri i locali, ci spieghi di che cosa si tratta. Certamente, ecco, qua possiamo vedere un pacco effettivo. C'è un pacco effettivo molto ricco perché abbiamo fatto una distribuzione raddoppiata visto il bisogno che c'è in questo periodo. Come potete notare, c'è la pasta, il riso, il latte, olio, e anche biscotti plasmo, scatolame vario, ovvero sia pomodori, sia piselli, fagioli, carne in scatola, e poi proprio i prodotti tipici per i bambini. Il latte in polvere. Ecco. Pastina, sì, sì, e altri prodotti proprio tipici per l'infanzia. Questo è un pacco piuttosto pesante, sui 12 kg, è un po' eccezionale, normalmente è sui 7-8 kg. Lo abbiamo predisposto apposta grazie anche all'aiuto sia del Banco Alimentare di Genova, sia anche del Banco Odeon, il Banco di Solidarietà Odeon, che ci ha sostenuto in questo momento per l'acquisto del latte in polvere, che per molte mamme che non possono allattare è proprio una cosa di grande importanza e che noi cerchiamo di sopperire. Ecco, poi vediamo... Posso farvi notare. Quindi questo è un pacco per una famiglia. Quello che ci hai fatto vedere è il pacco per una famiglia. Certo, questo è un pacco per una singola famiglia. Infatti, le mamme, quando vengono, le avvertiamo di venire attrezzate con un bel carrellino, perché appunto c'è molto materiale. Questo normalmente è la dotazione per un mese. Ecco. Sì, sì. Abbiamo avuto anche delle mascherine Rotary, che quindi noi diamo alle famiglie. E anche i farmaci, vi stavo descrivendo, li abbiamo tramite anche queste collette, e anche questi farmaci vengono conferiti quando abbiamo a disposizione la volontaria specifica, ovvero o un'infermiera o una pediatra oppure una farmacista. Noi abbiamo per fortuna tutte e tre queste tipologie di volontari. Quando sono presenti una di loro possono dare i farmaci per la tosse, farmaci per la febbre, farmaci per le otiti, tutto quello che può succedere a un bambino.
Poi vedete, ci sono anche questi scatoloni che, in quanto abbiamo partecipato con i servizi sociali del comune di Chiavari alla distribuzione di questi pacchi viveri che questa ditta Cantaluppi ha donato al comune di Chiavari e a tutti coloro che si sono trovati in difficoltà. Abbiamo collaborato con i servizi sociali e li abbiamo distribuiti a famiglie da loro segnalate. Poi posso farvi vedere, appunto, per tutti i bambini, queste sono le nostre dotazioni abituali: gli omogenizzati, pasta, olio proveniente dalle collette, il tonno e poi appunto il latte in polvere che teniamo in base alle esigenze dei vari bambini che abbiamo presso di noi. Ecco, poi dietro di me vediamo ancora tutte le attrezzature relative invece ai box, ai passeggini, ai lettini componibili e ai seggiolini per l'auto. Ecco, tutto questo sono le attrezzature che noi mettiamo a disposizione. Ecco, non vorrei dimenticare le uova di Pasqua, perché gentilmente Pia Caffè ha donato veramente tantissime uova di Pasqua. Noi in queste settimane stiamo ancora consegnandole, naturalmente i bambini le apprezzano anche se Pasqua è passata, perché la cioccolata è sempre un dono gradito. Molto interessante, molto bello. Questo, allora, abbiamo visto, abbiamo fatto questa visita al Baliatico e quando le famiglie vengono voi date secondo una misura che è data dalla conformazione immagine anche del nucleo abitativo, del nucleo familiare. Certamente, noi valutiamo qual è il nucleo familiare, la nostra assistenza è prioritariamente rivolta verso il bambino, quindi in base all'età del bambino valutiamo se ha bisogno appunto di latte in polvere omogeneizzati o piuttosto se ha già verso i 2 o 3 anni biscotti o pastina oppure prodotti ancora per bambini un pochino più grandi, ma naturalmente siamo rivolti anche verso le famiglie a cui appartengono questi bambini e quindi valutiamo anche le esigenze della famiglia in base alle richieste che ci vengono rivolte. Devo dire che anche nonostante il momento di difficoltà e insomma impegnativo, siamo riusciti a proseguire. Questo queste famiglie, le mamme, i papà che vengono da noi ci danno un segno di gratitudine che ci riempie veramente il cuore, perché ci manifestano proprio quasi uno stupore, come dire per fortuna che ci siete, perché ci troviamo in un momento di grave fragilità, precarietà. Molti di loro erano già, magari ovviamente se venivano da noi, in situazioni di difficoltà. Questo problema del virus, questa difficoltà ulteriore delle limitazioni al lavoro per il virus ha messo ancora in maggior difficoltà queste famiglie. Giovanni, facevi cenno sul fatto che il Baliatico è portato avanti da un gruppo di volontari. Certamente, siamo tutti volontari, sia i consiglieri nominati dal comune o dalla società economica. Siamo nominati ma non riceviamo nessun compenso, il nostro lavoro ovviamente deve essere svolto volontariamente, sia il gruppo di volontari, sono più di una 15-20, per lo più signore, ma ci sono anche degli uomini che regolarmente tutti i lunedì mattina sono qui presenti per riordinare. Ora in questo periodo, proprio per le ragioni che vi ho prima precisato di sicurezza, loro non sono presenti, partecipiamo, quindi volontari in questo momento non sono presenti, però noi abbiamo le dotazioni di sicurezza, mascherine, guanti e disinfettanti con cui provvediamo comunque alla disinfezione, partecipiamo io e le assistenti, sia la Monica sia Lella, che sono le due collaboratrici dell'istituto con cui invece proseguiamo l'opera e ci mettiamo, diciamo, nel primo sul fronte, diciamo, ecco. Ecco, Giovanni, dicevi che ci sono tanti che hanno donato. Se uno volesse fare una donazione al Baliatico, come può fare? Sia di cose che anche, immagino, di risorse economiche. Sì, in questo momento il ritiro di quello che ormai la popolazione, i cittadini e gli amici tutti del Baliatico conoscono, il ritiro quindi di abbigliamento, calzature e giocattoli è sospeso proprio per le ragioni che vi ho detto prima, soprattutto igieniche e di organizzazione, perché non riusciamo a fare il riordino e la sistemazione mancando la presenza dei volontari. Invece quello che ci è molto utile è sia un sostegno economico, se vi è possibile, sul nostro conto corrente dell'istituto, perché abbiamo
come vi ho prima detto, la necessità di acquistare più prodotti per i bisogni delle nostre famiglie, sia anche direttamente dei prodotti, ecco, per chi ha piacere di conferirci degli omogeneizzati o del latte in polvere. Noi abbiamo necessità di questi prodotti, quindi qualsiasi contributo piccolo o grande che sia per noi è gradito. Come vi ho detto, molti negozi, il De Filla ci ha dato dei panettoni a Natale, Pia Caffè ci sta dando le uova di Pasqua, abbiamo ricevuto un aiuto dal centro Odeon, quindi devo dire c'è una grande solidarietà intorno al Bagliatico che ci dà anche la forza di proseguire in un momento così in cui c'è anche un po' la paura, ma insieme alla paura deve venire anche il coraggio della certezza di fare una cosa che è utile e che vale la pena. Ecco, io vedo che la regia ha preparato prontamente il l'Iban del Bagliatico e lo stiamo mandando in video, quindi chi volesse può dare un'offerta e lo trovate sull'immagine che state vedendo, questa immagine sotto è sufficientemente lungo perché ognuno se lo legga per i fatti suoi, perché sì, anch'io faccio fatica a leggerlo, adesso sono lontano dal monitor, ma possiamo dire però, Giovanni, che c'è un sito internet sul quale si trovano tutte le informazioni anche, vuoi dircelo? Certamente. Sì, sito internet è www.bagliatico.it, è molto semplice. Se d'altra parte invece vi fossero delle mamme bagliatico.it. Sì, è bagliatico.it, è molto facile. Se invece ci fossero dei bimbi che hanno delle mamme che hanno dei bimbi che hanno dei bisogni, quindi famiglie che si trovano in una difficoltà e vogliono contattarci, il numero è abituale come l'altra volta. Quando ci siamo sentiti nello scorso collegamento è 393 700 702. Tutte le mattine c'è la segretaria che riceve le telefonate, eventualmente fissa un appuntamento se ci sono le caratteristiche che sono per poter essere assistiti dall'istituto. Come ho detto, appunto, l'assistenza riguarda sia ricevere tutti questi prodotti, sia anche ricevere il buono spesa fornito direttamente dall'istituto. Le caratteristiche sono una valutazione ovviamente del reddito della famiglia e il fatto che il bimbo deve essere sia nato sia residente qua sul territorio. Abbiamo bimbi di tantissime nazionalità, questo è anche un segno di aggregazione. Quando facciamo la festa all'Istituto Toriglia, che speriamo di poter ovviamente fare presto, anche se adesso sembra quasi una cosa lontanissima nel tempo, è bellissimo vedere tutti questi bimbi che giocano insieme e anche i genitori, senza alcun imbarazzo, senza alcuna difficoltà, che però hanno proprio il piacere di stare insieme. Bene, grazie Giovanni. Allora, bagliatico.it, chi volesse trovare informazioni sia per donare che per ricevere, e chi ha dia e chi ha bisogno prenda. Esattamente, certo. Bene. Grazie. Grazie Giovanni, allora buon lavoro. Grazie anche a voi. E dopo aver sentito queste informazioni inerenti al Bagliatico, abbiamo anche fatto questo giro nella sede del Bagliatico, è a Chiavari in Corso Garibaldi, ma in questo tempo abbiamo sentito bisogna andare con la prenotazione, quindi non si può andare direttamente alla sede. Ora lo spazio musicale che stiamo dedicando da qualche giorno qua su Telepace con la nostra diretta. Abbiamo oggi una giovane musicista che sentiamo da Rapallo, Giulia Ermirio. Buongiorno, buonasera. Giulia. Mi sentite bene? Esatto, buonasera, che buongiorno in effetti. No. Benissimo, la sentiamo bene. Allora Giulia, facciamo che Giulia si presenta. Chi è Giulia Ermirio? Dici qualcosa? Sì, io sono violista. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare Telepace per l'invito e Silvia Trabucco naturalmente per questa opportunità. Sono violinista e violista di formazione classica, mi sono diplomata al Conservatorio di Alessandria e contemporaneamente laureata all'Accademia di Belle Arti in pittura a Genova.
Successivamente mi sono perfezionata in America, in Minnesota, con Kate Hamilton al Concordia College di Moorhead. È stata una bellissima esperienza. Dopodiché sono ritornata in Italia e ho avviato qui la mia attività, sia in veste di musicista che di insegnante. Ecco, stiamo vedendo delle immagini. Questo è un violino o una viola? Questa è una viola. E, sì, infatti, a differenza del violino, la viola è più grande proprio a livello di dimensioni, il suono è più corposo e dal punto di vista anche proprio dell'arco, l'arco è più pesante rispetto a quello del violino ed è differente anche proprio come tessitura, a livello di accordatura. Quindi queste sono le differenze fondamentali che intercorrono tra viola e violino. Quindi potremmo dire che la viola è un grande violino. Esatto, è sbagliato? No, è giusto, anche perché... Non ci voleva una grande intelligenza dire questo, no. Comunque... Diciamo che un profano, tra virgolette... No, ma è vero, Sì, lì per lì non distingue subito la differenza, cioè spesso appunto quando mi esibisco con la viola le persone ma giustamente non vedono subito la differenza, poi ascoltando il suono allora sì, ci si rende conto che si tratta di uno strumento diverso e anche come viole comunque esistono viole di diverse dimensioni, quindi non sono tutte uguali. E tanto per restare su questa grossa conoscenza musicale che esprimo, il violoncello è il nonno allora a sto punto? Potrebbe essere lo zio, il nonno ha ancora il contrabbasso forse, lo se zio. Vogliamo parlare di... È il contrabbasso, allora diamo tutta la genealogia, il contrabbasso, il violoncello, la viola e il violino. Il violino, esatto, che poi sono gli strumenti ad arco. Non c'è un violino piccolo, un violinetto anche? No, c'è anche un violino più piccolo? No. No, poi chiaramente quando si inizia, che si è molto piccoli, ci sono violini di diverse appunto dimensioni. Io ricordo ancora il mio primo violino, era veramente piccolo. Ho iniziato molto presto ed era stato realizzato apposta da un liutaio piemontese. Ce l'ho ancora, lo tengo con molta cura. Ecco Giulia, l'esperienza in America com'è stata? Ci dicevi che è stata positiva. Com'è il rapporto con la musica classica negli States? Allora, io ho trovato un'organizzazione, un modo proprio di organizzare lo studio e il lavoro molto efficace e molto efficiente. Chiaramente loro sono più settoriali, almeno questa è stata la mia esperienza. Qui in Italia, in generale in Europa, siamo più, come si può dire, ad ampia veduta, ecco, anche quando si tratta di organizzare il lavoro, lo studio, noi siamo più creativi. Però dal punto di vista, diciamo, dello studio, dell'organizzazione, della formazione che ho avuto, posso solo che parlarne bene perché insomma è stata una grande esperienza in tutti i sensi. Ho passato là 2 anni e mezzo. E rientrati in Italia? È stato abbastanza, tra virgolette, scioccante, nel senso che, a parte che io comunque facevo avanti e indietro, non sono stata 2 anni e mezzo fissa lì, ma ogni volta era uno shock, nel senso che si proveniva da un certo tipo di metodologia, di sistema, per tornare alla base, diciamo, no? E quindi mi sembrava incredibile sentire... proprio il caos italiano, l'energia, l'entusiasmo italiani, poi quando si ritornava lì, anche perché bisogna considerare che il Minnesota è al nord e quindi dal punto di vista della mentalità loro sono molto vicini agli scandinavi. Ho conosciuto infatti tante persone di origine norvegese, finlandese, svedese, quindi una mentalità completamente diversa ma allo stesso tempo affascinante sicuramente. Bene, allora ci vuoi presentare, hai 2 brani oggi da presentarci mi pare, vuoi presentarceli? Certo, allora abbiamo uno che viene dalla musica leggera diremo noi. Esatto, anche perché quando appunto mi esibisco negli eventi eccetera io cerco sempre di proporre generi musicali diversi appunto, non soltanto la classica, quindi ho pensato di proporre questi 2 brani
di cui uno è Bailando, appunto un brano pop che sicuramente tutti conoscono, molto vivace, ballabile e appunto gioioso, ecco, un brano che a me piace molto proprio per queste caratteristiche. Il secondo invece è un brano completamente diverso che ho voluto adattare proprio come omaggio al nostro santuario di Montallegro qui a Rapallo, che è l'inno alla Madonna di Montallegro. Mi sembrava una scelta anche abbastanza, come si può dire, giusta relativamente al periodo storico che stiamo vivendo, quindi è stato un omaggio che ho voluto fare proprio al nostro territorio. Allora, sentiamo il primo e poi rientriamo in studio, poi ci diremo ancora qualcosa sull'inno alla Madonna di Montallegro, perché ho da farti una domanda. Va bene. Sentiamo. Rientriamo in studio, ecco, grazie. Allora, questo è anche impegnativo dal punto di vista del movimento, Giulia. Ma no? Sicuramente la viola è più si pesante fa ginnastica. Proprio del violino. Ah, beh, sì, si sviluppano i bicipiti. Sicuramente, però è uno strumento bellissimo. Tra l'altro, la viola che suono, appunto, che ho suonato anche per questi video, è la viola classica che ho, e colgo appunto l'occasione per ringraziare ancora una volta il liutaio che l'ha realizzata, che è Pio Montanari di Genova, che ha fatto un lavoro veramente bellissimo, una viola a cui sono molto affezionata e che insomma mi regala sempre tante emozioni. Bene, allora, poi ci hai detto che hai riscritto l'inno alla Madonna di Montallegro. Come ti è venuta questa idea?
Allora, la prima volta che avevo eseguito l'inno alla Madonna di Montallegro fu 3 anni fa per l'inaugurazione della Tigullio Expo di Rapallo. E l'idea, appunto, mi era stata suggerita dal presidente dell'associazione, che è il dottor Barra, che appunto colgo l'occasione per salutare. E, è un pezzo. Sono onesta, non lo conoscevo, un brano che, di cui ho capito ovviamente l'importanza, proprio perché è connesso appunto al nostro territorio, al santuario. E allora da quella volta lì, spesso quando proponiamo anche i concerti, non necessariamente diciamo religiosi, comunque con le formazioni, con il mio trio d'archi eccetera, lo inserisco sempre, soprattutto appunto quando suoniamo in zona, perché è un brano che mi piace molto e mi sono appunto permessa di riadattarlo per viola sola, e nel video ho montato anche il testo, perché chiaramente la parola è fondamentale e quando si suona solo con lo strumento ovviamente la parola viene meno, però ci tenevo che in sovraimpressione ci fosse anche il testo. Allora lo ascoltiamo e lo preghiamo per chi desidera. Abbiamo avuto all'inizio di questa trasmissione il rettore di Montallegro, ci ha detto che in tanti stanno chiedendo di pregare e lo volentieri lo mettiamo allora nella nostra trasmissione. Grazie. Grazie. Possiamo sentirlo. Grazie. Grazie, grazie Giulia, allora anche di questa esecuzione. Grazie a voi. E riprenderemo allora questi brani, li metteremo dentro il collage che faremo di tutti i pezzi che stiamo raccogliendo dal gruppo di musicisti del Tigullio che abbiamo la gioia di ospitare ogni giorno in trasmissione. Grazie mille per lo spazio e grazie ancora a Silvia Trabucco per avermi proposto questa bella opportunità. La ringraziamo perché è lei che coordina questo spazio e quindi grazie a tutte le sue conoscenze sa dove andare a pescare bene. Grazie Giulia. Grazie mille. Buon lavoro. Presto. Grazie altrettanto. Grazie, grazie. Allora rientriamo in studio e io lancerei, adesso abbiamo un collegamento breve con Maurizio Gareffa che ci dà qualche aggiornamento e poi abbiamo ancora un ospite per la nostra trasmissione di quest'oggi. Vediamo, Maurizio, a te la linea.
Buongiorno Don Fausto, un saluto a tutti. Prendo la linea velocemente dalla postazione Smart Working per ricordare un appuntamento importante del nostro palinsesto questa sera, lo spazio consueto di approfondimento del Direttamente Su, che ancora una volta, come abbiamo fatto in questo periodo, ci fa compiere un salto indietro nel tempo, questa volta di ben 15 anni. In questi giorni abbiamo ricordato un anniversario importante, il 19 aprile del 2005, l'inizio del pontificato di Papa Benedetto XVI. E allora questa sera torniamo ad una puntata di approfondimento del 2 maggio 2005, il Direttamente Su di allora era intitolato Da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI. In studio Alberto Viazzi, Cristiano Neto, il nostro direttore appunto Don Fausto Brioni, poi collegamenti con Guido Todeschini da Verona e con i giornalisti del secolo XIX Paolo Cavallo e della RAI Tarcisio Mazzeo. Ma soprattutto tanti contributi che sicuramente a molti farà piacere rivedere e che raccontavano quel periodo così importante di passaggio per la Chiesa italiana. E quindi dalla fumata al pellegrinaggio dei fedeli, alla messa di insediamento di Papa Benedetto XVI, fino alle testimonianze raccolte in piazza San Pietro. Un Papa, Benedetto XVI, oggi Papa emerito, che ricordiamo per tre aspetti importanti in particolare: quello di aver favorito la lotta contro la pedofilia nella Chiesa, di aver sostenuto delle riforme per arrivare ad una trasparenza finanziaria e quello di aver promosso sempre di più, ancora di più, il cammino ecumenico. E allora questa sera l'appuntamento con il Direttamente Su, intorno alle 21.40, al termine della seconda edizione del telegiornale, come sempre il canale è il 15 di Telepace. Bene, è tutto, a te la linea Don Fausto. Grazie Mauri, e vorrei ricordare due cose, una di Papa Benedetto, il Papa Emerito, che ha compiuto gli anni da poco e che sta vivendo questo tempo di preghiera, di ritirato nella preghiera, e poi ancora è stato il primo Papa nella storia che ha lasciato il posto ad un altro, e questo è un primo fatto storico. In quella data non potevamo immaginare che ci sarebbe stato neanche un evento di questo genere. Sarà interessante andare a rivedere con gli occhi di oggi, di tanti anni dopo, quello che ha rappresentato il passaggio di allora. Riproponiamo questo perché ci sembra importante rivedere anche questi pezzi di storia così significativi, e allora lo vedremo insieme. Ora, cari amici, prima di introdurre l'intervista che abbiamo preparate, ringrazio il nostro ospite di aver atteso un momento anche per poter andare in onda. Vi propongo lo spot di quello che oggi su Telepace è presente, da oggi è presente. Vediamo insieme di cosa si tratta. Al tempo del coronavirus la scuola non si ferma e va in TV. Su Telepace 4, canale 218, dal lunedì al venerdì saranno trasmesse le lezioni preparate dai docenti dell'Istituto Comprensivo di Sarzana per gli studenti delle scuole dell'infanzia, della primaria e secondaria di primo e secondo grado. Uno spazio sarà dedicato anche all'educazione degli adulti. Dalle 9 alle 14 e in replica dalle 14 alle 19 e dalle 19 alla mezzanotte le lezioni saranno trasmesse in blocchi da un'ora per ciascuna fascia di età scolare. L'elenco dettagliato è disponibile anche sulla sezione dedicata del sito internet www.teleradiopace.com. La scuola non si ferma. Al tempo del coronavirus la scuola non si ferma e va in TV. Segui le lezioni tutti i giorni a partire dalle 9 su Telepace 4, canale 218. Questo per dirci che parliamo di scuola. Siamo con Norbert Kunkler, che è responsabile della rete Merani e quindi della scuola nel nostro territorio. Ha visto lo spot di questa iniziativa, signor Kunkler? Cosa ne dice? Sì. Una cosa molto bella, molto interessante, importante, un'integrazione sicuramente alla didattica a distanza, che permette di raggiungere coloro che possono avere più difficoltà a fruire dell'offerta formativa delle scuole, laddove siano meno raggiunti dalla banda o anche abbiano a disposizione dispositivi non del tutto efficienti. Ecco, quindi in generale comunque è un'attenzione che
i canali televisivi giustamente prestano al problema dell'istruzione, che probabilmente risveglia anche un interesse diverso per il mezzo televisivo stesso, quindi credo che sia un'iniziativa assolutamente importante. Allora, canale 218, tutti i giorni da lunedì al venerdì, anche in questo momento stiamo trasmettendolo su tre fasce orarie, la mattina, il pomeriggio e anche la sera, per consentire a tutti, a tutte le età, di poter avere uno spazio formativo, e ci auguriamo che questo possa essere di aiuto, come diceva, soprattutto nelle zone meno raggiunte o le situazioni dove c'è un maggior disagio, per avere gli strumenti per poter usufruire della banda e della connessione internet. Ma siamo oggi insieme perché il Ministero pare che abbia detto qualcosa in merito alla maturità, qualche novità da comunicarci o da sintetizzarci. Sì, diciamo che grosse novità per il momento non ci sono ancora, se non il fatto che nella giornata del 17 aprile è stata emanata dal Ministero una prima ordinanza che parla della modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, cioè della maturità. Questa ordinanza ha un carattere molto tecnico e riprende senz'altro quella che è stata la previsione del decreto legge dell'8 aprile 2020 numero 22, nel quale si prevedeva che quest'anno le commissioni d'esame avrebbero avuto soltanto commissari interni ed un commissario esterno, e che con una o più ordinanze poi si sarebbe disciplinato il modo di condurre questo esame. Quindi in questo momento è uscita la prima ordinanza, quella che chiede adesso alle scuole di definire le commissioni interne. Naturalmente questa definizione delle commissioni interne qualche problema lo pone, perché dovendo definire tutti i commissari internamente si possono verificare alcune difficoltà proprio di tipo organizzativo che in passato possiamo non avere incontrato. Quindi adesso ci stiamo lavorando, stiamo incominciando ad affrontare i primi problemi e a risolverli, ecco. Però il vero nodo che ancora deve essere sciolto è quello che dipende dal fatto che si rientri o meno entro la metà di maggio, cioè entro il termine previsto dal decreto dell'8 aprile, e in funzione appunto della data di rientro l'esame ha una struttura diversa, cioè è un esame con le prove scritte oppure è un esame che ha soltanto un colloquio orale. Ecco, dato che in questo momento questo nodo non è ancora sciolto, possiamo soltanto parlare di un primo step della procedura che va verso l'esame di Stato. Ecco, questa determinazione non possiamo anticiparla perché nessuno ha cognizione in materia per sapere come andrà a finire, ma qualora ci fosse solo l'esame orale, non ci fosse quello scritto, il valore dell'esame sarebbe identico a quello degli anni scorsi, non è un esame di serie B. No, assolutamente. L'esame vuole avere tutto il suo significato, e difatti qui vi è un grosso lavoro e una grossa proposta da fare anche da parte del Ministero in ordine alle modalità della valutazione, il modo in cui condurre questo colloquio orale dovrà essere sensibilmente diverso da quello che è il normale modo di condurre il colloquio pluridisciplinare, cioè dovrà contenere sicuramente degli elementi di maggiore profondità nella possibilità di interloquire con gli studenti e di capirne le competenze. Ecco, a questo proposito, questi mesi di esperienza di didattica a distanza cosa hanno insegnato per comprendere quale sia la modalità per andare più in profondità, per interrogare, per sapere qual è la competenza
del ragazzo, dell'alunno? Ma credo che non ci sia ancora, visto il carattere molto recente dell'introduzione di questa didattica a distanza, non ci sia ancora una visione univoca circa le modalità di valutazione. Tanto è vero che il Ministero ha lasciato ampia libertà alle scuole e ha fatto capire che su questa materia ci saranno degli ulteriori interventi. Però qualche cosa sicuramente si può dire. Io posso in questo caso esprimere un'opinione di natura personale, che comunque è sorretta da alcuni elementi di evidenza. È chiaro che le prove scritte nella didattica a distanza non possono avere un valore di per sé stesse, cioè acquisire una valutazione solamente, cioè valida attraverso una prova scritta, così come l'acquisiremmo nella didattica cosiddetta in presenza, contraddice la logica proprio delle prove scritte, nelle quali è prevista proprio un'impossibilità per lo studente normalmente di acquisire informazioni attraverso strumenti o testi che non gli siano consentiti. Invece la prova orale anch'essa non va concepita semplicemente come una prova di nuovo indipendente rispetto alle attività eventualmente anche scritte, fatte, compiute e realizzate a distanza. Dovrebbe essere una prova che intanto non si limita ad accertare semplicemente delle conoscenze degli studenti, perché allora si andrebbe a riprodurre più o meno lo stesso problema che avremmo in una prova scritta, anche se diciamo con caratteristiche diverse. Quello che dovrebbe accadere è che in una prova orale si vada ad accertare la competenza dello studente. Questo significa che si è svolto un percorso attraverso la didattica a distanza, c'è stato un processo di partecipazione ed un processo documentabile attraverso produzioni che lo studente effettivamente ha realizzato da solo, individualmente o anche in gruppo con altri studenti. Questo non è un elemento assolutamente da sconsigliare, tutt'altro. La cosa importante è che nel momento in cui avviene l'interazione, cioè il colloquio, l'interlocuzione con la commissione, con un gruppo di docenti, anche in un'attività ordinaria, direi, di didattica a distanza, quello di cui si discute è qualche cosa nel quale si comprende la capacità dello studente di muoversi autonomamente su qualche cosa di nuovo, su una situazione problema che presuppone il percorso che è stato fatto. Allora, in questo senso, la didattica a distanza è una modalità che non rappresenta una diminuzione dell'attività didattica, ma una modalità significativa, alternativa, che potrebbe anche essere validamente integrata alla didattica in presenza stessa. Professore, durante un anno scolastico si fa un programma di studi, si ha un certo calendario che si cerca di seguire, ogni professore ha il suo e si cerca di sviluppare il programma che deve essere proposto agli studenti. Con questo evento del coronavirus, la sospensione della scuola, la didattica a distanza, si è riusciti a mantenere quello che si era in mente o no? Cos'è successo? Ma diciamo che è stato un bello scossone alla scuola, al sistema scolastico, e se ne possono vedere degli aspetti interessanti e positivi se si riflette sulla necessità che sempre la scuola deve seguire, deve cercare di interpretare, di non adagiarsi mai su una programmazione statica. Diciamo che questa situazione ha quanto mai sollecitato un dinamismo della programmazione, la necessità di rivedere la programmazione, di ripianificare e di far tesoro di quello che effettivamente in questo momento non solo è possibile
fare rispetto a quello che precedentemente era stato programmato, ma eventualmente anche di fare di diverso, ma di ugualmente valido, come ad esempio attività che possono avere una caratteristica pluridisciplinare ed essere particolarmente orientate alla comprensione della realtà attuale. Quindi ci sono delle possibilità di attualizzazione, cioè un'attenzione degli studenti a quello che succede, che può essere un elemento pedagogicamente molto importante e molto rilevante. Alcuni docenti lo stanno sfruttando molto bene. Quindi questo, ci dicevamo l'ultima volta che ci siamo sentiti, la scuola ha fatto tanta strada in questo mese e mezzo, in questi due mesi, no? E l'ha fatta bene, direi. Sì. Sì, sicuramente la scuola ha lavorato, sta lavorando, non sta lavorando meno di quanto lavorasse prima, sta lavorando in modo nuovo, quindi dal mio punto di vista sta lavorando di più, sta lavorando in una maniera nella quale è costretta, ma virtuosamente, a mettersi in discussione, ad acquisire nuove competenze, a pensare a modi diversi di progettare. Quindi credo, come dicevamo l'altra volta, che ne possiamo uscire migliorati senza che si debba pensare che la didattica a distanza sia semplicemente il futuro o il meglio rispetto alla didattica in presenza. Ecco, questo sarebbe naturalmente un equivoco, però parliamo del fatto che la didattica in presenza non debba rappresentare necessariamente una didattica diminuita. Anzi, rappresenta la possibilità di accogliere una serie di possibilità che il nostro tempo offre alla didattica in generale e che nella sua fatica quotidiana la scuola faticava ad accogliere, a prendere in considerazione. Grazie professore. Allora ci terremo aggiornati per sapere quali sono le date buone e cosa succederà. Senz'altro, senz'altro, grazie a voi e buon lavoro e complimenti per la trasmissione. Grazie, buon lavoro. Arrivederci. Buon lavoro, grazie. Arrivederci. Allora, arrivederci, a presto, arrivederci. Rientriamo in studio, cari amici, ci avviamo alla conclusione. Vi ricordo che, come ci siamo detti all'inizio, che da oggi sul canale 218 e sul nostro sito, attraverso il nostro sito, è possibile seguire la didattica a distanza della Scuola Non Si Ferma. Canale 218, dalla mattina alle 9, ogni giorno una nuova programmazione per i bambini della scuola dell'infanzia, la primaria, la secondaria di primo e secondo grado e poi uno spazio dedicato agli adulti. Quello degli adulti è dedicato anche in modo particolare ai detenuti, a coloro che stanno facendo scuola, essendo costretti in carcere e sono però anche loro tra quelli che beneficeranno di questo strumento. Non è possibile avere l'aula informatica fruibile e si passa attraverso le lezioni che vengono trasmesse da Telepace tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalla mattina alle 9 con un ciclo che si ripete per 3 volte. E questo è l'ultimo servizio che abbiamo cercato di mettere in pista per affrontare e rispondere a questo tempo di esigenza, mettendo Telepace a servizio. Telepace, sapete, è nata per essere uno strumento di servizio. Non abbiamo pubblicità perché crediamo sia uno strumento che può essere sostenuto da coloro che credono in questa modalità di raggiungere e di comunicare. In questi giorni è tanto lo sforzo che stiamo mettendo in campo. Oggi abbiamo avuto una riunione con tutti i collaboratori dell'emittente e ci si è detto di quanto entusiasmo, volontà, impegno ci si stia mettendo tutti, e davvero vi assicuro che è tanto lo sforzo che si sta facendo, cercando di rispondere sempre al meglio a quello che può essere l'esigenza del nostro territorio e della nostra gente. Vi chiediamo di sostenerci, di aiutarci. Telepace vive della provvidenza e di essere anche voi, chi lo desidera, sostegno per la nostra emittente. Se andate sul nostro sito trovate il modo col quale questo
può essere fatto pure rivolgendovi direttamente alla nostra emittente. Io vi ringrazio, vi lascio ora con gli appuntamenti di questa sera. Tra poco avremo il commento al Vangelo, avremo poi le notizie, l'aggiornamento del telegiornale alle 19.15 e poi di nuovo l'appuntamento serale della preghiera alle 20.30 con il nostro Vescovo dal Santuario di Nostra Signora dell'Orto, la preghiera del Rosario come ogni sera. Domani mattina alle ore 7 la Santa Messa da casa Santa Marta, dove abita il Papa, Papa Francesco, la Santa Messa del mattino ci dà la possibilità di viverla insieme e verrà trasmessa come tutti i giorni alle ore 7 e possiamo seguirla. Poi sempre domani mattina alle 9:30 la Santa Messa dalla Cappella del Seminario di Chiavari e poi alle 10, intorno alle 10, la diretta, di nuovo ci saremo insieme per qualche tempo. Ringrazio Stefano Noio e Paolo Solari alla regia, Giacomo Rizzi e Cristino Neto in redazione, Maurizio Gareffa in Smart Working, lo abbiamo visto nel collegamento. Ora vi lascio in conclusione, cari amici, alla preghiera che ha composto Don Claudio Doglio per questo tempo e vi do appuntamento a domani mattina per ritrovarci insieme. Un caro saluto da Don Fausto. Arrivederci. Preghiera di fiducia e di supplica. Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve energia, esistenza e vita, noi veniamo a te per invocare la tua misericordia, poiché oggi sperimentiamo ancora la fragilità della condizione umana nell'esperienza di una nuova epidemia virale. Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell'uomo e che il tuo amore può cambiare in meglio la nostra condizione, insegnandoci a trarre il bene anche dalle sofferenze. Per questo affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie. Per il mistero pasquale del tuo Figlio, dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito. Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito, rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà. Sostieni i medici e gli operatori sanitari, gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio. Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza, per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi, allontana da noi ogni male. Liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo, perché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica. Per Cristo nostro Signore. Amen.